Eccoci qua, ciao ragazzi, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tutto Cagliari Live e do il benvenuto al mio compagno di viaggio Giancarlo. Ciao Giancarlo. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Tanti argomenti di cui parlare quest'oggi, non ultimo l'arrivo di Fabio Liverani. E allora diamo anche il benvenuto all'ospite che abbiamo oggi. Eccolo qua. Ciao Ciao, Giuseppe, come stai? benissimo. Scusate l'audio e il video, ma sono in condizioni un po' così. Sei al campo, stai Sportivo, già esatto. studiando nuovi Tutto talenti. sportivo. Allora, Giuse, ci sono un po' di notizie, mettiamola così. Partiamo dalla conferenza stampa di lunedì, dove comunque Capozzucca e Passetti hanno detto la loro. Noi abbiamo intitolato questa puntata come La Rifondazione. Si è parlato di rifondazione lunedì, ma a un certo punto io presumo che sia un reset quasi totale, fondamentalmente. Si riparte da Deiola, possibile capitano. Sì, rifondazione totale, questo è un punto. Il secondo, che forse ha un po' preoccupato anche alcuni tifosi e magari anche molti di noi, è il fatto che si sia partiti molto bassi, cioè non come 6 anni fa, quando dopo la prima retrocessione dell'era Giulini Rastelli. si era subito puntato a una pronta risalita, quindi un campionato di assoluto vertice. Adesso si è scelto questo profilo basso. Non so se è una scelta dettata poi così anche dalla scaramanzia, oppure dall'attesa di fare poi qualche colpo durante la campagna acquisti, o se davvero il Cagliari, con una rifondazione così ampia, non voglia essere cauto nel capire quale potrà essere la sua strada dall'anno prossimo. Non dimentichiamoci che comunque anche nell'era Rastelli la rifondazione era stata abbastanza importante, nel senso che poi tanti Esatto. giocatori dopo la retrocessione erano partiti e poi alcuni erano proprio venuti qua a fare la classica passerella, uno su tutti di Akite, insomma, giocatori del genere che davvero poco erano funzionali al progetto della squadra del Cagliari, a un progetto duraturo. Quindi abbiamo fatto un po' delle figurine, delle comparse, e poi è andata come è andata, tutti se lo ricordano purtroppo. Ora ripartiamo e insomma, speriamo di ripartire bene, in un certo senso, che ci permettano di poter in qualche modo così costruire una squadra importante, con nomi che non saranno quelli a cui ci eravamo abituati negli ultimi 6 anni, ma che purtroppo, come abbiamo poi avuto modo di provare sulla nostra pelle, non sono i nomi a fare le classifiche, Esatto. i risultati, anzi, forse in questo momento è esattamente il contrario. Quelli buoni li abbiamo avuti, e invece che essere un vantaggio sono stati una sorta di gabbia, di un autogol clamoroso, prendere certi giocatori, praticamente anche alcuni gratis, che poi si sono rivelati davvero poco utili, anzi hanno creato davvero disastri, perché poi dopo eri obbligato a tenerli in campo, eri comunque costretto a farli giocare, ma non riuscivano a assicurare quell'apporto del quale Cagliari avrebbe avuto bisogno. E ora, appunto, colpo di spugna con la conferenza stampa, altra botta alla stagione con l'arrivo oggi di Liverani. Aspettiamo tutti con ansia la firma, l'annuncio ufficiale, che arriverà tra oggi e domani, e poi vedremo un pochino come si snoderà la campagna acquisti. Certo è che, così come l'altra volta, come il Cagliari era riuscito con degli investimenti ben fatti a procurarsi alcuni dei giocatori più validi della categoria, altrettanto dovrà fare quest'anno, perché non basteranno certo Deiola capitano o Carbonio o i vari giovani. Altare, erano i tre nomi fatti, certo. Sì, però non basteranno per garantirti un campionato di qualità. Ci vogliono giocatori funzionali al progetto di Liverani, funzionali al suo 4-3-3 o 4-3-1-2, quello che sarà. Potrà essere un campionato di vertice, o sarà l'ennesimo campionato di sofferenza. Allora, una cosa sicuramente la possiamo dire, che con la scelta di Liverani sicuramente si giocherà a 4. E questo è un ritorno, diciamo, alle origini da questo punto di vista. Pensi che la scelta di Liverani sia in linea rispetto anche a quello detto lunedì in conferenza stampa, anche rispetto agli altri nomi papabili? Parliamo di Pippo Inzaghi, parliamo di Andreazzoli, c'era stata anche la voce Gotti, De Sì, ma non lo so, io adesso Rossi, tra però. tutti quelli citati nessuno mi faceva così girare la testa. Impazzire, esatto. Però comunque è chiaro che tu sei sceso di categoria, non puoi avere Mourinho che ti guida la squadra, quindi è chiaro che dobbiamo anche, non dico accontentarci, ma prendere un allenatore che sia a livello, insomma, giusto per quella categoria, per la categoria inferiore che andiamo ad affrontare. E poi vedremo, perché poi a parlare come al solito sarà il campo. Cioè, noi abbiamo avuto Zeman, abbiamo avuto De Zerbi, abbiamo avuto parecchi, anche oltre ai giocatori, anche allenatori,
di una certa fama, di un certo livello, che però poi si sono rivelati non essere anche loro adatti al progetto e alle caratteristiche del Cagliari. Ripartiamo, mettiamo da parte definitivamente la difesa a 3, passiamo, torniamo a quella a 4, rispolveriamo forse la figura del trequartista, del doppio trequartista, visto che... Perché lui può fare 4-3-1-2, anche 4-3-2-1, esatto, quindi... Quindi comunque ritorniamo un po' a quel Cagliari che tanto piaceva ai tifosi e forse anche a noi, e che ci faceva divertire, e speriamo che lo faccia anche l'anno prossimo. Chiaro è che, insomma, al di là dei tecnici e dei giocatori che arriveranno, l'aspetto più importante sarà creare una mentalità vincente nel gruppo, ma soprattutto creare una certa compattezza, perché quel Cagliari che abbiamo visto quest'anno, appena concluso, mi sembravano 11 o 25 giocatori che ognuno dei quali pensava solo al suo ufficiale, ai suoi interessi, poco visto di una squadra che davvero voleva combattere gomito a gomito per cercare di salvarsi. Sono d'accordo. Allora, salutiamo Bobby, sempre presente, salutiamo anche Maria Cristina, ringraziamo Agostino, ciao raga, siete una squadra vincente, sempre forza Cagliari, speriamo che lo sia come il Cagliari, e giro la palla a Giancarlo, a te la parola Gianca. Giuseppe, secondo te, dalle parole soprattutto di Capozucca, quando gli è stato chiesto se avrebbe allestito una squadra per attaccare subito la Serie A, è sembrato un po' glissare l'argomento, come se volesse lasciare intendere che il Cagliari potrebbe anche dover affrontare un anno di transizione, quindi non combattere subito per la promozione. Anche a te ha dato questa impressione? Ma non lo so, penso che un po' sia anche legato al momento. È vero, lui ha detto una cosa che mi trovo d'accordo, cioè siamo in un ambiente depresso, siamo tutti un po' depressi, quindi adesso è come se avessi beccato, che si è beccato un cazzotto e devi ancora un po' riprenderti. Quindi forse ancora anche nella dirigenza del Cagliari l'aria che tira è questa, nessuno vuole fare proclami. Adesso sarebbe facile dire costruiamo una squadra e l'anno prossimo torniamo in Serie A, ma poi alla fine abbiamo visto che queste parole, questi programmi... Questi slogan, ecco, che ne ho anche parlato. Slogan. Sono slogan dati senza dati di fatto alle spalle, perché tu puoi dare uno slogan, puoi fare delle certe affermazioni se hai poi le pezze giustificative, no? Esatto. per rendere davvero bene. Io credo una cosa, che forse si è capito finalmente che per fare delle buone cose non puoi aspettare a comprare giocatori il 31 di agosto o il 30 di gennaio quando stai chiudendo il mercato. Devi costruire una squadra, un gruppo che sappia lottare per 3, 4, 5 anni consecutivi, che cementi, forse 5 sono anche troppi, ma che quantomeno 3 anni che si cementi, che giochi bene, che poi possa venire fuori un Sassuolo, un Atalanta, anche se con le dovute insomma, differenze, per carità, però non voglio adesso bestemmiare in diretta, però ecco, con le dovute differenze, i dovuti paragoni, è chiaro che tu devi partire da lontano, programmare, cercare i giocatori che si fidelizzino, che riescano a diventare punto fermo della società, della squadra, un punto di riferimento per i tifosi, dopodiché da quelli parti, quindi no prime donne, no giocatori blasonati, no chi vuole fare il fenomeno, ma davvero un gruppo compatto che però appunto per diventare compatto è un po' come quando tu devi tirar fuori i giocatori validi dal settore giovanile, se tu non li segui per 5, 6, 10 anni non avrai mai i risultati che vuoi ottenere, se tu li cambi ogni anno, ogni 2 anni per vincere il tuo torneo dell'anno e poi dopo le mandi via, non lo farei mai un gruppo vincente, quindi il Cagliari serve questo, serve un gruppo vincente e da qualche parte bisogna pur ripartire. Assolutamente, tra l'altro c'è stato anche il discorso legato all'attaccamento alla maglia, che questo magari è venuto un po' a mancare in questa stagione. Hai parlato giustamente di gruppo, ma un gruppo che non sembrava un gruppo, ma sembravano 11 giocatori indipendenti messi in campo fondamentalmente. In questa stagione abbiamo visto tanti moduli, non c'è stata magari una vera e propria identità, magari con la Serie B, giustamente io sono d'accordo su questo, che non si possono fare proclami, visto anche come è andata quest'anno, cioè mi pareva proprio il minimo sindacale da questo punto di vista, però ecco che si debba ripartire da una volontà di venire in una piazza come Cagliari, che ha necessità di riprendersi completamente. Assolutamente, ma poi tutte queste parole di proclami, di attaccamento, cosa, beh, mi lasciano sempre un po' perplesso. Alla fine campano dei giocatori che per giocare nel Cagliari, o così come in tante altre squadre, prendono uno stipendio, sono dei professionisti, quindi credo che si affezionino e si attacchino a qualsiasi maglia se una volta che uno deve... Se viene pagato. Queste sono cose un po' più per noi appassionati, per noi giornalisti,
dei tifosi, quindi sono cose che poi sono un pochino borderline. Loro sono dei professionisti e che se già pensassero a fare professionisti sarebbe già un bel traguardo, quindi la maglia la devono onorare non tanto per chissà quali motivi extracalcistici, ma soprattutto perché vieni stipendiato per fare questo, quindi comunque ci vuole grande professionalità, grande attaccamento, ma il tutto è legato al fatto che tu devi giocartela, quindi devi comunque essere un giocatore valido per il progetto. Poi ti ripeto, il fatto che non si sia puntato altissimo, secondo me dipende anche da questo. Insomma, devi gettare mattoncino per mattoncino un gruppo, una società, una squadra vincente che deve fare dalle basi, comunque deve partire dal basso, altrimenti arrivi punto a capo. Quest'anno tu hai citato quest'anno, ma come puoi pensare di fare un buon campionato quando la campagna acquisti la fa un allenatore che dopo 3 giornate va via? Eredita un altro allenatore che ha altre idee, quindi deve ricominciare tutto da capo e cambiano i moduli, cambiano le cose in corsa, che poi a gennaio si cambia ancora e poi a poche giornate dalla fine tutto viene rimesso in discussione, cioè alla fine anche nel giocatore più intelligente, più volenteroso, quella confusione viene quasi spontanea e alla fine non ci capisce più niente nessuno. Abbiamo capito poco noi, immaginati nello spogliatoio cosa deve essere successo. Assolutamente d'accordo con te, Giuse, assolutamente. Gianca, a te. Giuseppe, allora, secondo te, da chi si ripartirà? Secondo te, praticamente Capozzucca ha fatto quei 3 nomi da Deiola, Carboni ad Altare. Secondo te, a parte questi 3 che pare abbiano avuto, ripeto, una sorta di veto, secondo te ci sono altri giocatori dalla quale il Cagliari potrebbe ripartire dalla rosa attuale? Non so, mi piacerebbe, visto che sta cercando squadra, ripartire da Dybala, ma la vedo un po'. Però non lo so, Fantacalcio, iniziamo, dai. è chiaro che non lo so adesso chi viene. È facile dire questi nomi perché comunque, anche perché mi viene in mente che non abbiano grandissimo mercato, quindi comunque sono 3 giocatori che rimarrebbero volentieri, sono davvero, metti Deiola, davvero attaccati alla maglia. Gli altri, io penso che un Radunovic ci possa far bene in Serie B da titolare, penso che Altare e Carboni possono fare altrettanto, lo stesso Valucchievic, a meno che non abbia voglia di provare un'altra esperienza, ci può stare in Serie B, e poi il resto ci serve sicuramente almeno un attaccante di movimento, un attaccante da almeno da 10-15 gol a campionato, e centrocampo andrà rifondato tutto, perché io dubito molto. Mi piacerebbe che Rogues riducesse lo stipendio e rimanesse a Cagliari dopo un anno di stop per gli infortuni al ginocchio, quindi in questa sorta di debito di riconoscenza, però la vedo grigia, quindi c'è anche un centrocampo da rifare. Completamente, sono assolutamente d'accordo. E ci Prendo piace. pietà, quindi 30 secondi vi devo salutare perché vedo che lampeggia tutto. Mi E sentite? allora ci Sì. sentiamo. Giuse, allora ti salutiamo perché sicuramente crolla e poi magari non riusciamo più a sentirci. Grazie, arriva Sicuramente ci sentiremo più avanti. quando volete. Ok? Grazie mille, Grazie. Giuse. Buona Grazie. serata. Ciao, Grazie, Giuse. ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua. Allora, mettiamo, aspetta che cambiamo qui il. Perché non mi cambia il monitor? Allora, vediamo perché non me lo cambia. Ok, adesso me l'ha cambiato. Allora, ci sono un po' di domande da parte dei nostri follower, adesso le prendiamo. Devo solo cambiare il tema. Eccolo qua, perfetto. Ci siamo. Così abbiamo la nostra copertina davanti. Allora, vediamo un po'. Angelo dice: "Ciao ragazzi, andrò controcorrente, ma è giusto resettare tutto. Ora vedremo se le parole seguiranno i fatti. Unica cosa, non mi convince Liverani." Mettiamo anche le immagini che hai girato stamattina, Gianca, di Liverani. Mettiamo in. Ricordiamo che purtroppo a causa di problemi tecnici, proprio la connessione che andava e veniva, non è stato possibile non solo fare la diretta con te in studio, ma non è stato proprio possibile neanche fare la diretta a Facebook. E ci siamo dovuti, per così dire, accontentare di un semplice video, però siamo lieti comunque Eravamo di andare comunque avanti. presenti, Giancarlo, Esatto. quindi l'importante è assolutamente questo. Ecco, riguardo al fatto di Liverani, è ovvio che adesso c'è chi dice non mi convince, c'è chi dice mi Anche convince. Qua. con Rastelli era così, anche, però Non è che Rastelli Liverani avesse un comunque. pedigree clamoroso quando è venuto a Cagliari, No, eppure. infatti, aveva vinto campionati nelle serie inferiori. Aveva sfiorato la Serie A con l'Avellino, che non si sa come, perché l'Avellino non era una squadra all'epoca. E gli effetti si sono visti poi dopo, perché l'Avellino neanche più sta in Serie B.
Però voglio dire, Liverani con il Lecce è andato in Serie A facendo un'ottima, giocando un'ottima Serie B. Chiaramente ha bisogno di determinati anche elementi per poter rendere, ma vedremo. Già con Giuseppe parlavamo di, comunque sia di un cambio, di modulo, che in genere lui è o 4-3-3 o 4-3-1-2, O anche il doppio e quindi trequartista, vedremo. insomma, siamo lì. Il doppio Esatto. trequartista. Per dire, a Comunque ha Lecce una aveva forza. Sì. Mancuso e Falco, ecco. Esatto. Che sono E comunque, quindi. ecco, due nomi che sono stati accostati. Adesso è ovvio che ci sarà sicuramente il discorso legato. Oh, aspetta, che l'abbiamo perso. Abbiamo perso Giancarlo. No, ci sei, eccoti qua. Eccolo qua, sì. Dicevo. Adesso ci sono tanti nomi che si possono fare, ovviamente. Parlando appunto di giocatori vicini a Liverani, in quel Lecce che comunque era salito dalla C alla A, i due trequartisti che potevano giocare non era un 4-3-3, perché comunque Mancuso sicuramente non è un esterno, Pippo Falco potrebbe anche adattarsi, ma sono quei due trequartisti dietro la punta, che era la Mantia, che comunque segnò tanti gol in quel periodo. Era un Lecce che comunque divertiva. Sì, sicuramente. No, ma poi attenzione, perché Mancosu è capacissimo di giocare anche come mezzala nel centrocampo a Esatto, 3, perché come ricordiamo mezzala di che, inserimento, certo. esatto, ricordiamoci che 10 gol su 14 in Serie A li ha realizzati giocando nella posizione di trequartista. Quindi è vero che ha calciato tanti rigori, è vero che è quello, però ha fatto questi gol, ne ha fatti diversi sfruttando gli inserimenti. Poi Mancoso è un virtuoso perché sa giocare sulla tre quarti, ma come può giocare anche tranquillamente esterno d'attacco. Quindi sì, è vero, non è più giovanissimo, però ha grande esperienza della Serie B. Di sicuro è uno di quelli che può dire al gruppo: beh, ragazzi, stiamo andando a Cosenza, si gioca così, stiamo andando a Cittadella, si fa così, stiamo andando a Frosinone, si fa cos'ha. Perché l'ha ribadito anche Stroppa oggi ai microfoni di TV Radio. Ha detto che sono due mondi diversi, Serie A e Serie B. Quindi non ci sarà solo da rifondare una squadra, ma ci sarà da rifondare letteralmente una mentalità. È vero, e tra l'altro c'era anche, ecco, vedi, c'è anche questo commento di Maria Cristina: la Serie B per me è piuttosto la Serie A, le squadre hanno fame di vittoria, ma anche il Cagliari deve avere fame di vittoria, sia la prova contraria. È una a due, mettiamola così, visto il livello delle squadre a livello di nome, ovviamente, perché in quanto a intensità, bravura, io vedendo la finale tra Monza e Pisa, sinceramente ho veduto, bruttissimo, ho visto molta più intensità nella finale dei playoff rispetto a Venezia Cagliari, ma senza alcun dubbio. Perché c'era fame, perché c'era fame, ecco perché c'era fame in quella partita, c'era la fame di andare in Serie A. Abbiamo perso Giancarlo che si è bloccato. Abbiamo perso un attimino. Allora, aspettiamo che riprenda. Venezia fame non ne aveva, il Cagliari. Gianca, ti sento malissimo. Hai un problema di connessione? Mi senti? Mi senti adesso? Io ti sento, tu mi senti? Adesso sì. Sei un po' frizzato il video, però Stavo prova. ricevendo. No, è perché stavo ricevendo. Eccomi qua, mi senti? Ok, adesso sì. Io ti sento, eh. Perfetto. Sì. Stavi dicendo che si è bloccato praticamente quando è iniziato il discorso? Ma lo so che stavo dicendo, Stroppa diceva che la Serie A e la Serie B sono appunto due mondi diversi, e appunto, come hai detto tu, Cagliari e Venezia non avevano fame, diversamente da Pisa e Monza, che avevano un grandissimo risultato davanti, per cui è chiaro che poi lo spettacolo viene da sé. Poi chi si aspetta una Serie B con tanto spettacolo, credo che rimarrà deluso, non si illuda, perché comunque anche a livello tecnico la serie B è abbastanza povera. Anche se, correggendo parzialmente questa dichiarazione, c'è da dire che sarà una bella serie B, perché ci sarà il Genoa,
ci sarà il Bari che è tornato e ha grandi propositi. Il Palermo deve giocare la finale di ritorno Col dopo aver Padova vinto quella di domenica. andata. Esattamente. Poi c'è sempre il Parma, ricordiamolo, che comunque ha una squadra di grandissimo rispetto, ha speso tanto denaro. Sta facendo grandi piani il Modena. Attenzione al Modena, nonostante sia arrivata quest'anno in Serie B con un ex rossoblù in panchina come Attilio Tesser. Per cui magari non ci sarà tanto spettacolo, però ci sarà tanta intensità. Questo assolutamente. Ci sono poi vari commenti su chi è favorevole a Liverani, chi invece non è assolutamente favorevole. Ce n'erano di migliori. Se noi Ma andiamo sì, ad analizzare, cioè alla fine i nomi che sono stati fatti sono stati Inzaghi, che comunque è stato esonerato dal Brescia. Parliamo di De Rossi, che comunque sarebbe stata la prima a avere esperienza. appunto, lì Andrea è anche Zoli, quello un ecco, rischio. poteva essere un prospetto interessante, ma comunque non si sa perché non abbia accettato o meno. Se alla fine sono stati realmente vicini, questo non lo sappiamo. Ma Però. Andrea Zoli, secondo me, si prenderà tra virgolette una sorta di anno sabbatico, conscio del fatto che dovesse saltare una panchina di A, lui sarà sicuramente tra i papabili. Senza alcun dubbio. Angelo ci dice: secondo voi si riuscirà a vendere 15-20 giocatori come ha detto Capozzucca? La vedo molto dura, ma non ha parlato di 15-20 giocatori, Capozzucca. No, Ha non ha parlato fatto di un numero. rifondazione, ha fatto tre nomi, ma bisogna anche vedere come va il mercato fondamentalmente. Perché comunque non è che tutti quelli che vuoi vendere alla fine riesci a venderli al prezzo che vuoi venderli tu, fondamentalmente. Quindi Assolutamente, eh c'è sicuramente una necessità di vendere entro il 30 giugno per le scadenze che ci sono, però ecco, la base era comunque scegliere l'allenatore. Senza allenatore, ovviamente, non puoi non... stabilire il mercato, eh beh. Esatto, perché oggi siamo all'8 di giugno, aspettiamo l'ufficialità, dovrebbe essere Fabio Liverani il nuovo allenatore, vediamo un po' che direzione prenderà il mercato del Cagliari. Si sono parlati adesso parlare di giocatori, è ovvio che si sono fatti i nomi di Falco e di Mancosu, perché comunque sono due giocatori che hanno giocato tanti anni con Liverani, lo stesso Petriccione, però bisogna vedere, sono innanzitutto dei giocatori che comunque hanno anche una certa età, ci deve essere l'esperienza, perché ci vogliono comunque dei giocatori che conoscono la Serie B, questo senza alcun dubbio, Indubbiamente, ma è giusto questo che ci siano anche dei giovani. Perché la Serie B comunque, se non li provi, tra virgolette, in Serie B, quando li provi, piuttosto che andarli a dare in prestito, li fai crescere con te in prima squadra. Ci sono dei giocatori interessanti, lo stesso Obert, lo stesso Kurfalidis, comunque sono giocatori che assolutamente dovranno essere in pianta stabile nella prima squadra. ma allora Kurfalidis sarà di sicuro perché ho parlato con la gente 2 giorni fa e mi ha detto che salvo imprevisti, salvo stavo per dire Ribaltone, ma di Ribaltone ci sarà a Cagliari. Comunque, Kurfalidis farà parte della rosa di prima squadra. A questo punto penso anche a Obert, perché comunque saranno diverse le caselle anche in difesa che andrà via, perché Lico Yannis andrà via è in scadenza di contratto. Dalbert, io non credo che il Cagliari lo mantenga in Serie B, anche perché è uno di quelli che ha un ingaggio piuttosto pesante. Poi l'Inter, insomma, vuole 7 milioni di euro per il riscatto, per cui Obert, che comunque è un centrale mancino, ma che nella difesa a 4 può ricoprire tranquillamente anche il ruolo di terzino sinistro, farà parte della prima squadra. Ed è sicuramente un tassello importante per il Cagliari, ovviamente. Giancarlo dice: dobbiamo assolutamente scrollarci il dito sul brasone e metterci seriamente a giocare con umiltà, solo così puoi affrontare la Serie B. Beh, sicuramente, ma è stato anche detto chiaramente in conferenza, basta slogan, bisogna ripartire. È una Serie B difficile, ma bisogna assolutamente risalire. Non sarà facile, però. Liverani, ecco, può essere il punto di partenza di questa risalita.
Ma innanzitutto l'umiltà ci vuole sempre, poiché giochi in Serie A, che giochi in Serie B, ma anche una squadra che punta allo scudetto deve avere l'umiltà, l'umiltà di non sottovalutare mai l'avversario, di non sottovalutare mai gli impegni e di avere sempre coscienza anche dei propri limiti, perché la squadra imbattibile, signori, non esiste. E di conseguenza, come abbiamo detto prima, non bisogna solo rifondare una squadra, ma bisognerà costruire una vera e propria mentalità. Sulla quale umiltà chiaramente ci si dovrà basare. La difesa l'abbiamo più o meno vista, nel senso che Radunovic potrebbe essere sicuramente il portiere. Ecco, su Zappa, secondo te che potrebbe rimanere? E a quel punto potrebbe essere lui il titolare sulla fascia destra. Cosa pensi? Serie B lui aveva fatto bene col Pescara. Sì, esatto, infatti sto proprio per dire Ah, questo. Lui è arrivato a ok. Cagliari. Sì, no, sì, lui è arrivato a Cagliari con i galloni di uno dei migliori terzini della Serie B quando era in forza al Pescara. Tra l'altro, non era solo il Cagliari che gli aveva messo gli occhi addosso, per cui presumibilmente potrebbe essere lui il terzino destro che sostituirà a questo punto Raul Bellanova. E quello che mi preoccupa in una difesa a 4, considerato che Zappa non ha grandissima attitudine nella fase difensiva. Perché paradossalmente le poche, mi duole dirlo, le poche prestazioni convincenti del ragazzo sono state quando è stato schierato in un centrocampo a 5. Del resto anche in Under 21 gioca a destra nel centrocampo a 5, proprio perché, ripeto, ha ancora dei limiti in fase difensiva. Poi non so se in questo periodo sia migliorato o meno, cioè che da dire che l'abbiamo visto veramente, veramente, Veramente veramente poco, poco. eh beh, con un Bellanova del genere. Beh, sì, quello sì, ci mancherebbe altro. Per cui, senza contare che addirittura Bellanova è stato schierato a sinistra, per dire, no? E quindi Zappa il campo l'ha visto veramente, veramente poco. Per cui, presumibilmente potrebbe essere lui il terzino destro, però, a mio avviso il Cagliari lo vorrà, penso che Liverani lo valuterà prima. Se è il caso di puntare su di lui, ma è giovanissimo perché ha 22 anni. Eh sì. Però è chiaro che se in una difesa a 4 poi tu mi lasci dei buchi, poi diventa difficile recuperare. In Serie B si corre e tanto. Non sei così convinto, insomma, sul. Francamente, no, perché, ma più che altro perché è per quanto concerne le idee tattiche di Liverani. Beh, parlando di Serie A, è un po' quello che ha subito Lazzari col passaggio a 4 di Sarri, E non è fondamentalmente. stato semplice Per per Lazzaro, niente, perdono. per niente. Quindi effettivamente ci sono delle differenze sostanziali. Sul discorso riguardante invece il centrocampo, è stato fatto il nome ovviamente di Deiola, possibile futuro capitano. C'è Marin, c'è Rog, c'è il discorso di Grassi, che Grassi Liverani l'ha avuto a Parma. Sì, ma il Parma chiede 4 milioni di euro Ecco, per volevo arrivare proprio scartarlo. a questo, ecco, che secondo Io non me è credo, eccessivo. ma non è tanto sono i 4 milioni eccessivi, ma il Cagliari deve davvero riscattare un giocatore che per carità si è impegnato tantissimo, Grassi, non Però a livello pensavo fisico avessi fatto niente. Però non è non al solo a livello 100%. fisico, ma il Cagliari deve andare davvero a spendere 4 milioni di euro per un regista che il regista non è. Io andrei pure a puntare su un giocatore che invece possa davvero orchestrare la manovra del Cagliari e poi possibilmente si possa anche basare la squadra in futuro, però al Cagliari serve un regista, uno che sappia far correre la palla piuttosto che le gambe. Grassi, con tutta l'abnegazione che ha messo, ma è un ragazzo che sa far correre le gambe, le sa far muovere, ma non ha una grandissima velocità di pensiero. E poi si è visto anche nelle ultime partite, perché una volta che chiudevano la cabina di regia del Cagliari, poi si faceva fatica addirittura Altare, che con i piedi non è granché disinvolto, spesso e volentieri doveva uscire palla al piede. Per cui io non sono convinto neanche che Grassi possa rimanere, anche perché poi altri centrocampisti con i vari Deiola e i vari Kurfalidis sarà da valutare. La permanenza a meno di Rog, anche se francamente sono
abbastanza Marine Rog prescindibile al la vedo riguardo. difficile. No, ma non sarebbero, Voto per gli non sarebbe ingaggi neanche che competitivi. hanno, quindi dovrebbero Esatto. ridursi l'ingaggio. Ma non credo che lo faranno. Non si può pretendere. Non si può pretendere. Ricordiamoci che Rogue comunque è arrivato a Cagliari, che lo voleva mezza Serie A e mezza Europa. Attenzione, è un giocatore che è stato pagato circa 16 milioni di euro 3 anni fa. Per cui, no, 2 o 3 anni fa sono, è stato più di un anno fermo. Quindi mi sta venendo un dubbio. Però è ancora giovanissimo perché ha 26 anni, signori. Non gli si può chiedere a Rogue di venire in Serie B. Così come Marin, attenzione. Dunque, Marin è anche punto fermo della sua nazionale. Ha L'anno giocato anche ieri scorso, titolare, quindi. esatto, l'anno scorso Radiomercato parlava anche di un interesse da parte del Milan, che quest'anno non è stato confermato, questa è per ora, però io non credo che Marin, anzi sono convinto che Marin non seguirà il Cagliari in Serie B. Riguardo al mercato, Gianca, Angelo ci chiede, si legge che Vicario è stato ceduto per 9 milioni. E per Simeone si è inserita la Salernitana offrendo 16 milioni. Io anche ho anche letto però che il Verona vorrebbe ovviamente uno sconto riguardo Simeone. Qual è un po' la situazione? Ma è chiaro che il Verona, io penso che alla fine però il Verona lo riscatterà anche perché si sta creando una Beh, vera e propria asta. riesce a venderlo sicuramente meglio rispetto agli 11, ai 12 richiesti. Ma sicuramente, anche perché insomma si è fatta viva anche la Juventus per il ruolo di Vice Vlahovic, per cui insomma Mi vengono un po' i giocare brividi, però. Ma sai, allora c'è da valutare una cosa. Allora, sì, Rog, buonanotte. Simeone non è Vlahovic, questo siamo tutti d'accordo. Però attenzione, perché ad Allegri piacciono quegli attaccanti che non stanno fermi in aria ad aspettare il pallone. Ad Allegri piacciono tanto gli attaccanti che corrono. Non a caso Sì. Morata è uno di quegli attaccanti che è stato trasformato da Allegri, è stato trasformato in un attaccante da combattimento. Quelli che vanno, aggrediscono l'avversario, cercano e trovano la profondità. Qui è l'identikit di Simeone, perché noi l'abbiamo conosciuto Simeone, non è un ragazzo che sta fermo in centro dell'area ad aspettare la palla. Corre tanto, si batte e si sbatte, come si dice in gergo, è vero. Poi spesso e volentieri arriva sotto porta stanco e manca magari l'appuntamento con il gol. Però è un attaccante che quando è in giornata non solo fa gol, ma fa tanto, tantissimo sacrificio e movimento per la squadra. Identikit di attaccante che piace ad Allegri. E quindi anche, pensi che comunque alla fine il Verona andrà a riscattarlo? L'importante è che non gli Sì. venga fatto uno sconto. Cioè. Ma il gioco dello sconto si fa sempre. Le squadre cercano sempre lo sconto quando si tratta di guarda cosa è riuscito a fare il Milan con Tonali, che è riuscito a tagliare il riscatto Però se sai non cos'è? Che ricordo se comunque di Tonali è tifoso milanista sin da quando era piccolo, sai. sì, ma Maldini è Succede, eh. stato anche ma Maldini è stato anche bravo a convincere Massimo Cellino, quindi non stiamo parlando di sapevo che quando Cellino dice A per lui è A e non lo smuovi, per cui per dire. Il gioco dello sconto, la carta dello sconto se lo giocano sempre le società che devono andare al riscatto. Per cui io non credo che il Cagliari, probabilmente un minimo di sconto lo farà, ma non credo che verrà preso per il collo perché comunque i soldi alla Fiorentina il Cagliari li ha sganciati per Simeone. Allora, c'è una domanda di Azzurra qui che chiede di Ladinetti. Allora, Ladinetti tornerà a Cagliari perché comunque tornerà a Cagliari perché comunque scadrà il prestito all'Olbia. Verrà valutato, che tra l'altro tornerà anche Boccia, Salvatore Boccia, anche lui autore di una discreta stagione a Olbia, ex Primavera Rossoblu, giocava in coppia con Carboni. Entrambi partiranno sicuramente di tiro col Cagliari e verranno valutati. Mi aspetto che stavolta Ladinetti riceva maggiore considerazione. Speriamo, speriamo, anche perché poi c'è anche il discorso legato ad Esogus che comunque ha fatto un'ottima partita con la Nazionale Under 20 ed è un altro giocatore interessante. Ecco, questi giocatori ovviamente vanno tenuti, vanno fatti crescere. Noi C'è poco da ricordiamo che fare. c'è anche Zito Zitto Luvumbo che è Luvumbo, la certo. rampa di lancio, attenzione, quindi un po' di carne al fuoco, il Cagliari ce l'ha in relazione ai giovani.
Per cui Andiamo in adesso. relazione ai giovani, Gianca, chiede Mauro. Ecco. A proposito di giovani, Pavoletti rimarrà secondo voi e Cerri, sapete Mi stai qualcosa? parlando Chiaramente scherziamo di su giovani, Pavoloso, però ci certo. stava. Ma io non credo che. Ma, allora, anzitutto ricordiamo che Pavoletti ha un ingaggio che sfiora il 1,5 milione di euro. Ed è Esatto, un giocatore ritorniamo che sta. sempre lì. È un giocatore che sta andando verso i 34 anni. Sinceramente, la mia risposta sarebbe no. Pavoletti in Serie B non lo vedo benissimo, anche perché comunque, come abbiamo detto prima, si corre tanto La Serie B è molto più ed è dura la intensa. Serie B. Proprio come Pavoletti sarebbe dura. E su Cerri? Ma non ho una grande stima del buon Alberto, tu lo sai, però anche lui è un giocatore che con tutta probabilità tornerà a Cagliari. Ma è chiaro che dopo anche i gol che lui ha realizzato in Serie B, si potrebbe anche pensare ad un suo utilizzo. Però bisogna vedere anche come, adesso non ricordo Liverani se utilizzi l'Ariete, perché attenzione, non tutti utilizzano questa Beh, lui tipologia di. ha avuto la Non ricordo. Mantia, La a Mantia ha Lecce avuto, e sì. poi ha avuto col Parma, ha avuto sia Cornelius che Inglese. Cornelius, Cornelius e Inglese erano due che comunque di testa qualche Però gol lo facevano. correvano, sì, però correvano anche, non mi sembrava il classico, non mi sembrava, forse Cornelius sì, però Inglese non lo Un ricordo po' anche più, abbastanza mobile, ma è sì. Cornelius è più meno punta, sì, assolutamente. Tra l'altro ha anche segnato in quindi, nazionale contro la Francia, doppietta. Con la Danimarca. insomma, bisognerà vedere, ma con tutta probabilità tornerà a Cagliari dal prestito al Como e poi si valuterà. Anche perché comunque centrocampo attacco mancano un po' di giocatori, perché se abbiamo detto di Marin, di Rog, João Pedro, penso che sia quasi scontato, o no? O pensi che ci possa essere cioè riduzione ovviamente di ingaggio, boh, io non la vedo molto fattibile. Non mi è sembrato anche il lunedì in conferenza che ci sia, è stato abbastanza chiaro anche Capozzuca. Ma alla fine, sai, secondo me vorranno evitare, come diceva anche prima Giuseppe, però vogliono evitare di fare promesse, proclami, slogan, come abbiamo detto. Per cui vorranno stavolta andarci con i piedi di piombo e qualcosa in più. Non vorranno dire altro. Per cui bisognerà pian piano dire. Bisognerà gradualmente fare le cose per gradi e poi aggiornare la piazza in corso d'opera. Anche perché parliamo di almeno 6-7 acquisti, almeno. Perché la È difesa chiaro più o che. meno i giocatori ci possono essere in difesa, anche se serviranno anche delle alternative, ovviamente. Però centrocampo Chiaro. attacco latitiamo un Sono po', eh. le parti che subiranno le modifiche più sostanziali, sicuramente, perché, ripeto, io faccio fatica a vedere Keita, João Pedro e Pavoletti in Serie Ma non rimangono, non B. No, rimangono, perché non l'ingaggio rimarranno. è talmente. Il Cagliari è stato detto, aveva il nono monte ingaggi. È ovvio che in Serie B, per ovvi motivi, devi ridurre drasticamente tutto. Riduci con chi prende comunque un ingaggio più alto rispetto alla media della categoria. E poi parliamo anche di un discorso di età. Tra questi giocatori, ecco, Rog. Magari rimanesse, perché leggo in chat, ma ragazzi, ma magari rimanesse Rog, però ci devono essere le condizioni. Anche lui ha un ingaggio piuttosto importante, signori. Eh? Cioè, sto ragazzo 2 anni fa, 3 anni fa giocava nel Napoli e chiedergli di giocare, secondo me, offerte non mancheranno per loro, magari non in Italia, ma Francia, Liga Spagnola, a mio avviso qualche offerta arriverà. E il Cagliari deve comunque monetizzare. Parliamoci chiaramente. Assolutamente, sì. Questo senza alcun dubbio. La base è che comunque ci sia l'ufficialità di Liverani. Quello bisognerà provare
potrebbe arrivare attendere, in serata, prego. Quindi. Potrebbe arrivare a momenti, esatto. Ecco. Potrebbe arrivare a Perché momenti. Stamattina, penso che... ricordiamo che Liverani è arrivato stamattina, ma non era ufficialmente l'allenatore del Cagliari. Ufficialmente è arrivato per partecipare ad un torneo di padel. Esatto, tra VIP, esatto. Diciamo così. Ecco, giusto per dirti, una chicca, c'è passata a fianco Cecilia Rodriguez, sorella della nota Belen Rodriguez, nessuno quasi l'ha riconosciuta, quindi per farti capire come siamo messi male. Però ecco, al di là di tutto, ripeto, si attende la firma, perché ancora Liverani ufficialmente non è l'allenatore del Cagliari. Vabbè, cioè sarebbe arrivato comunque in quel volo. Per questo... Ah sì, sicuramente, esatto. Nel frattempo c'è stata una trattativa. Nel frattempo. Sì. Ecco, Luca Pisanò, perché c'ha l'accento sulla O, ciao, Salentino da 28 anni in Sardegna, Sud Sardegna, Liverani, se sposa il progetto può fare il salto, io me lo auguro, a Lecce lo fece, perché ricordiamo che il Lecce passò dalla C alla A, ok? Esatto. Quindi anche lì si parlò di rifondazione, un Lecce diverso ovviamente rispetto al discorso Cagliari, poi però ci fu anche la retrocessione, al Parma non andò bene, anzi andò abbastanza male, però ecco, ripeto, qual era il nome? Io voglio sentire anche dai forum, ma quale sarebbe stato il nome? Fatemi capire, perché adesso siamo tutti bravi a fare i nomi, però poi bisogna capire come il progetto, come si opererà sul mercato, quanti giocatori andranno via, chi rimarrà, in che condizioni rimarrà, quale sarà il modulo. Ora bisogna decidere tutte queste cose, quindi l'allenatore è la prima, il primo mattoncino, perché di solito cosa è successo? L'ha detto anche Giuseppe prima, con Semplici dopo 3 giornate è stato cambiato, è arrivato Mazzarri che si è ritrovato dei giocatori che magari non erano consegni al suo gioco, si è dovuto aspettare gennaio, a gennaio sono arrivati dei giocatori che magari hanno reso per un mese e mezzo, poi crollo totale e poi è stato cambiato l'allenatore a 3 giornate dalla fine. Insomma, una situazione non semplicissima. Partiamo dall'allenatore. Se è stato deciso Liverani, vorrà dire che è stato scelto in base a determinati criteri che la società si sta ponendo come obiettivi per la prossima stagione. Cioè io mi auguro che da questo si debba partire. Se si mette in dubbio anche questo, buonanotte. Qualsiasi nome non può andare bene a tutti. Dimmi, Gianca, scusa. No, dicevo che comunque sia Liverani anche un pupillo di sia di Capozzucco che di Giulini, perché il suo nome alla panchina del Cagliari è stato scostato abbastanza spesso, ma anche già ai tempi di Carli, di Marcello Carli, il nome di Liverani era comunque spuntato fuori. Quindi alla fine credo che si siano creati i presupposti giusti, per usare un termine all'avventura, per portarlo in Sardegna. Proprio considerato che i nomi sulla piazza, Inzaghi, D'Aversa, che ha fatto anche il nome di Maresca, De Rossi che ha le stesse panchine mie e tue, quindi voglio dire, se fosse arrivato uno di questi, intendo Maresca o De Rossi, probabilmente le intenzioni del Cagliari non sarebbero state quelle di attaccare subito la Serie A, ma di iniziare a costruire un progetto. Magari invece con Liverani a questo punto il pensiero di dover stare un certo periodo in Serie B si affievolisce, perché comunque Liverani è uno che la Serie B l'ha vinta, per cui ecco, la speranza è che si parta con un progetto serio, perché di progetto a Cagliari non abbiamo mai visto praticamente. Esatto, sono assolutamente d'accordo. Quindi, se è stato scelto Liverani, andiamo con Liverani e vediamo un po' che cosa succederà. Sì, leggo tanti nomi ovviamente di giocatori, ragazzi. Questo riguarda il discorso di Liverani. Liverani si svincola il 30 di giugno col Parma, ma probabilmente si svincolerà prima. Allora, sì, Luca, allora è arrivata l'ufficialità. Attenzione. Ah, ok, perfetto. Sto aprendo l'articolo da parte, vediamo, mi è arrivata la notifica, la possiamo dare in diretta. Fabio Liverani
è il nuovo allenatore del Cagliari. Leggiamo, se me lo consenti, Luca, il Vai, 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 vai. comunicato è giunto proprio 120 secondi fa. Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'allenatore Fabio Liberani, che dal 1° luglio 2022 assumerà la guida tecnica della prima squadra. Nato a Roma il 29 aprile del 76, bla bla bla, ha giocato nella primavera rossoblù. Non dice altro in relazione al, non dice altro in relazione alla durata contrattuale, per cui Ah, ecco, non dicono niente, se è iniziano. biennale, non lo No, dicono. no, no, in questo momento non lo dico, no, non dice nulla. Però, ecco, questo è quanto. È arrivata in diretta, quindi lo possiamo, ci fa piacere poter annunciare che Fabio Liberani è il nuovo allenatore del Cagliari. Abbiamo proprio beccato in pieno, in piena zona Cesarini, Giancarlo. Siamo riusciti a dare in diretta appunto l'ufficialità di Liverani. Allora, benvenuto a Fabio Liverani. E che adesso ovviamente si prosegua con questa rifondazione di cui ne hanno ampiamente parlato durante la conferenza stampa. Gianca, mi pare c'è altro da aggiungere, altre news? La stai Al dicendo del momento Parma, nessuno. infatti, vedi, come vedete, No, beh, ufficiale, se è stato quindi annunciato ufficiale, si è quindi non c'è. svincolata. Non c'è Ma proprio. Si parla di rinnovo automatico in caso di Serie A? C'è scritto questo? no, qua no, si parla solo di. No, non si parla, solo, si fa un breve profilo della carriera dell'allenatore, tutto qua. Vabbè, l'importante è che almeno oggi, l'8 di Ah, giugno, si in inizia, Italia si abbiamo un può nuovo allenatore. iniziare. Esatto, questa era la base. Inutile perdere altro tempo, fondamentalmente. Ora l'allenatore c'è e quindi lavoreranno per fare il mercato utile per la pronta risalita in Serie A. Perché, ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno. È ovvio che questo deve essere l'obiettivo del Cagliari per la prossima stagione, senza alcun dubbio. Sul discorso del ritiro, confermato ancora a Seminello? Al momento sì, per cui non ci sono novità a riguardo, ma penso che sarà un argomento di conversazione tra il nuovo tecnico e il Cagliari. Comunque, così ricordiamo che c'è insomma la temperatura a Cagliari non è ottimale, però vediamo. Anche Massimiliano Allegri aveva svolto la preparazione da Seminello, quindi chissà che non porti fortuna come quelle 2 stagioni. Vediamo se ciò che dice Luca Pisano sicuro prende Petriccione, che è un fedelissimo di Liverani, che è un regista, che ha 27 anni, quindi Ex diciamo che... Primavera Rossoblu anche lui. Esatto, tra l'altro, ex Primavera Rossoblu, centrocampista del Benevento in prestito dal Crotone, quindi No, ma è vediamo un un po'. bel giocatore, è un bel giocatore. No, ma poi È un bel 27 giocatore, a me anni, piace. diciamo ancora un giocatore che rispetto a Falco mi pare sia più grande, pare che ne abbia 30, 31. E Mancuso ancora più Sì, grande, che ne fra ha sì. Sì, 34, 35 ma anche, mi Falco è pare. 92, Falco è 92. Quindi ha 30 Quindi. anni. Però, ma sì, io penso, cioè, ritorniamo al discorso di prima, un blocco che conosca la Serie B ci vuole. Signori, se no. Assolutamente, assolutamente. Vediamo un po', ragazzi. Allora, vi ricordo un po' quali saranno i nostri appuntamenti, ovviamente. Con tutto Cagliari.net ogni giorno sul sito una notizia ogni 15 minuti. Questo per essere sempre aggiornati riguardo al Cagliari. Per quanto riguarda invece noi, Giancarlo, con tutto Cagliari Live, salvo nuove ulteriori comunicazioni, conferenze stampa, arrivi di giocatori, noi ci vediamo sicuramente mercoledì prossimo e vediamo in questa settimana se ci saranno nuove operazioni di mercato, sia dal punto di vista degli acquisti. Sì, anche delle eccezioni. Ok? Sì, ma sicuramente succederà qualcosa. Assolutamente. Ragazzi, buona serata a tutti, buona settimana e ci vediamo, ripeto, mercoledì prossimo, ore 18 con tutto Cagliari Live. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Ciao Giancarlo, grazie. Grazie, ciao, Ciao grazie a te. ciao. Ciao ciao.